Buongiorno, parliamo in questa occasione di una possibilità che viene offerta al singolo condomino, nello specifico quella di distaccarsi dal servizio di riscaldamento condominiale e dai relativi costi, nella convinzione di ottenere un'efficienza energetica migliore e anche un risparmio economico. Questa possibilità era già riconosciuta al condomino in precedenza, ma con la riforma del 2012 ha trovato una normativa, una disciplina più specifica ed è stata meglio particolareggiata. Il singolo condomino ha la possibilità di staccarsi dall'impianto di riscaldamento condominiale purché rispetti due inderogabili condizioni, ossia che il distacco non comporti alcun tipo di squilibrio nel funzionamento del riscaldamento condominiale comune che continua a servire gli altri condomini e soprattutto che questo distacco non comporti in alcun modo un aggravio di costi per gli altri condomini medesimi. Queste due condizioni devono necessariamente coesistere, non può essercene una sola, devono coesistere insieme. E devono essere provate a mezzo di una perizia fatta da un tecnico abilitato e certificato, che deve essere inoltrata all'amministratore di condominio, il quale la farà valutare da un tecnico condominiale e la sottoporrà all'assemblea. Nel caso in cui la perizia dimostri in maniera adeguata che quelle due condizioni che ho indicato prima sono state entrambe rispettate nel progetto di distacco, l'Assemblea non ha il potere di negare questa prerogativa al condomino e può soltanto formulare un parere. Nel caso in cui si dia vita a un voto negativo e di diniego, il voto è nullo. Aspetto molto importante da ricordare è quello relativo comunque al regime dei costi, perché convinzione piuttosto diffusa che una volta avvenuto il distacco del riscaldamento comune e quindi avendo un riscaldamento del tutto autonomo ci si stacchi completamente dal regime dei costi di riscaldamento condominiale. Questo non è vero perché la disciplina delle parti comuni e la caldaia rimane, le relative tubature rimangono delle parti comuni, fanno sì che il condomino che si è distaccato debba in ogni caso sostenere le spese di manutenzione straordinaria e di eventuale sostituzione della caldaia. Naturalmente nulla sarà dovuto per il carburante che lui non utilizzerà più. Una notazione tecnica molto importante per chi volesse attuare questo tipo di operazione è che dal settembre del 2013 ogni impianto di riscaldamento autonomo, che quindi non fa più capo alla caldaia comune, deve avere obbligatoriamente uno scarico a tetto e non in facciata, questo per motivi anche di ordine pubblico e per evitare dispersioni ed immissioni di odori e calori nei confronti degli altri condomini.